Buon pomeriggio e bentrovati al nostro Sicilia 24 Focus. Lunedì scorso vi abbiamo raccontato, grazie alle varie edizioni dei nostri telegiornali, di un record, di un numero importante, un numero che non è un numero fine a se stesso, ma che racconta certamente l'attività, l'evoluzione, il successo di un gioiello della nostra terra, un gioiello della sanità siciliana. 3.000 trapianti dal 1999. Parliamo dell'ISMET, l'ISMET di Palermo, che è ormai diventato assolutamente il sinonimo di centro di eccellenza non solo per il territorio nazionale ma certamente anche per il territorio internazionale. A dirlo anche in questo caso sono i numeri dell'ISMET di Palermo. Parliamo oggi della sua attività, delle sue prospettive, di quello che poi è la strada probabilmente segnata dalle sue alte professionalità, ma anche delle storie di grande umanità dettate, raccontate dai pazienti. Ben trovato al professore Salvatore Grutadauria, che è collegato per l'appunto da Palermo, direttore di trapianti addominali all'ISMET, ma docente anche negli Stati Uniti. Ricordiamo che lei insegna anche a Pittsburgh, nonché all'Università di Catania. Ben trovato, professore, grazie. Buonasera, grazie a voi per l'invito. E poi dicevamo l'umanità, le storie che si innescano e si intrecciano con la grande professionalità dell'ISMET, perché la professionalità spesso in storie come quelle che stiamo per raccontarvi va proprio a braccetto con la grande umanità che questi pazienti hanno trovato proprio all'ISMET. L'avete già vista inquadrata, la saluto Paola Moraglia, paziente trapiantata che ci segue, che è in collegamento con noi da Bari. Ben trovata. Salve, salve, buona giornata a tutti. Allora, un volto sorridente significa, professore, un volto di una donna che sta benissimo, che sta bene, che è felice, che torna a vivere. Nei nostri servizi TG abbiamo sentito altri pazienti trapiantati e il filo conduttore, professore, è sempre quello, è la possibilità di tornare a vivere, una seconda nascita, è così? Esatto, è come lei dice, perché il trapianto in generale, in particolare nel caso del trapianto del fegato, come è stato quello della nostra ospite Paola da Bari, è il trapianto di un organo salvavita, perché si tratta di un paziente che ha sviluppato nel corso della sua vita una malattia, purtroppo, che non ha cure se non il trapianto, e quindi viene definita come un'insufficienza terminale d'organo, e quindi la possibilità che hanno questi pazienti di vivere è unicamente legata alla possibilità di trovare un donatore d'organo compatibile, di realizzare il trapianto, che è un intervento molto complesso, e di superarlo e di tornare a vivere pienamente, e quindi giustamente come una seconda nascita. In particolare la storia di Paola è una storia, se vogliamo, meravigliosa e anche molto drammatica, perché adesso lei ce lo racconterà, ma è la storia di una donna eccezionale, giovane e forte, che però ha convissuto tutta la vita con la malattia ed ha avuto appunto la forza di poter affrontare questo trapianto e una serie di, diciamo, circostanze che si sono svolte attorno a questo trapianto, ma sono sicuro che lei avrà piacere che sia Paola a raccontare la propria storia. E adesso andiamo da Paola, professore. Prima vediamo subito quelli che sono i numeri che abbiamo da mostrare ai nostri telespettatori, no? Andrei subito, lo dico alla mia regia, con quella che è la nostra prima schermata. Eccolo qua, il dato dei 3.000 trapianti. È chiaro che abbiamo parlato di cerimonia, abbiamo parlato di celebrazione. I numeri servono anche a fare un bilancio, a mettere un punto e a valutare naturalmente quello che potrà essere il percorso futuro. Sono stati 3.000 i trapianti in 25 anni, di cui 342 pediatrici. E se andiamo alla nostra schermata numero 2, visto che parlavamo proprio del trapianto di fegato, ci accorgiamo che di questi trapianti nella distribuzione sono stati 1.628
fatto i trapianti di fegato, segno che naturalmente trattasi ovviamente dell'intervento più importante, no, nell'attività dell'ISMET, più richiesto, seguito con 854 trapianti dal rene. Esiste poi, vedete, nella nostra grafica ovviamente il trapianto di polmone con 222 casi, del cuore, quindi parliamo di organi salvavita ovviamente anche qui, no, professore, 234, e il pancreas, e anche sull'ambito pancreas vorrei poi aprire una pagina importante, professore, 5. Ci sono anche i trapianti combinati, quindi voi siete riusciti anche a impiantare più organi in una persona, giusto? Sì, il trapianto combinato, come correttamente ha menzionato lei, è il trapianto che può essere definito simultaneo ma contemporaneo, cioè dire nello stesso intervento si trapianta, per esempio nel caso del trapianto combinato, per farne un esempio comprensibile ai telespettatori, del fegato e del rene, si trapianta prima il fegato e dopo qualche ora dalla fine dell'intervento subito il rene. Sono ovviamente dei trapianti che hanno una doppia complessità, perché ai rischi e alla difficoltà tecnica di un trapianto si aggiunge quella dell'altro, ma sono cure salvavita in casi in cui i pazienti presentino una doppia insufficienza terminale di un organo, e quindi certamente delle situazioni per cui quello che è già molto complesso quando si esegue un trapianto viene portato ad una complessità ancora più elevata, ma che ormai rappresentano degli interventi standardizzati eseguiti routinariamente, e quindi in cui il successo atteso terapeutico giustifica la complessità dell'intervento. Sicuramente. Ecco, è luogo evidentemente comune il pensare al trapianto come un espianto da cadavere e ovviamente impianto nella persona con patologia. Se andiamo alla schermata numero 3, vediamo che sono stati 311 i trapianti di fegato da donatore vivente e 289 di trapianti di rene da donatore vivente. Ecco. Questo appunto è un argomento particolarmente importante, perché innanzitutto evidenzia la generosità di un popolo, qual è il siciliano, nel senso che la gran parte di questi trapianti sono stati realizzati in pazienti, in cittadini siciliani, nostri corregionali, a cui è stato donata parte di un organo nel caso del fegato o un organo nel caso del rene, e quindi questo evidenzia ancora come il popolo siciliano sia un popolo di generosi. Tant'è vero che in Italia per il fegato l'ISMET è il primo centro per numero di interventi eseguiti da donatore vivente dal 2002 ad oggi, e per il rene fra i primi centri italiani. È un intervento straordinario, perché all'intervento sul ricevente bisogna associare quello sul donatore, che è una persona sana, non è una persona che ha una malattia per cui deve affrontare un intervento, ma lo fa esclusivamente per un gesto di amore, per un gesto d'altruismo nei confronti di chi riceve, che spesso è un congiunto, anche se non sempre, e quindi sono due interventi eccezionali che si realizzano nella stessa giornata e che danno un valore ovviamente ancora più grande a tutto quello che è il sistema trapianto e tutto quello che sta attorno alla rete dei trapianti. Allora, chiudiamo con le grafiche e andiamo subito all'ultima, che riguarda ciò che dicevo in apertura, cioè che il centro è di rilievo non solo nazionale ma anche internazionale. Il 10% dei pazienti ha raggiunto l'ISMET da fuori regione, quindi di altre regioni d'Italia, il 5% da altre nazioni del mondo. E a raggiungere l'ISMET da un
un'altra regione è stata proprio la nostra ospite in collegamento. Allora, sorridente, ma ha passato tanti momenti difficili. Com'è arrivata all'ISMET di Palermo? Le erano state proposte per la sua patologia, adesso lei ci dirà di che cosa soffriva, due soluzioni e poi lei ha scelto appunto l'ISMET. Mi è stato proposto un centro a Bergamo. Io vengo da una trisia delle Viabiliari. Prima dell'ISMET mi fu proposto il centro di Bergamo, poi decidemmo insieme con la mia famiglia di recarci all'ISMET, anche per nostre comodità. E avete scelto l'ISMET. Sapeva già che sarebbe stato il trapianto la sua soluzione, cioè l'era stato già preannunciato? Convivo con questa malattia da quando sono nata. 1988, a 30 giorni dalla nascita vengo sottoposta a un CASAI 2 con valvola a Brescia. Poi da paziente pediatrica vengo ricoverata da noi a Bari, dove la mia dottoressa che mi seguiva allora mi propone questi due centri. Io scelgo l'ISMET e con l'ISMET abbiamo creato una famiglia, non è più un ospedale per me. Per me l'ISMET è una mia seconda famiglia, scusatemi le parole, ma mi deve scusare anche il prof. Io, per me lui non è un professore, per me lui è come se fosse un padre. Abbiamo parlato di tante terapie, di tante cose, ci siamo confrontati su tante cose e abbiamo scelto la via del trapianto. Dopo il trapianto, dopo all'incirca un anno e mezzo quasi, io con terrore ho dovuto comunicare al prof, anche se lo desideravo dal mio cuore, sono andata in cerca di questa cosa da tanti anni, volevo una bambina. Perché con terrore? E Cioè, lei è lui. arrivata all'intervento sapendo di avere delle difficoltà a causa della sua patologia a poter portare avanti una gravidanza, è giusto? Sì. Però poi Sì. questa cosa meravigliosa è arrivata, quindi lei ha temuto di non poter andare fino in fondo? Sì, sinceramente sì. Poi, sempre parlando e riparlando con il prof, ci siamo assicurati che la mia bambina stesse bene, anche perché io quando l'ho scoperto, ero già in gravidanza inoltrata, ero già di 4 mesi. Quindi non l'avevo scoperto all'inizio, l'avevo scoperto dopo parecchi mesi di aspettare una bambina. Avendo un drenaggio biliare non era facile. Quindi con il prof ci siamo preoccupati di vedere un po' come erano andate le terapie, le cose, e lui mi ha garantito che la mia bambina stesse benissimo. Così insieme, anche lui da un certo punto di vista felice, continuiamo la cosa finché non nasce la bambina, con i controlli per la bambina, per me, per la bambina, per me. Sempre in comunicazione con lui e con il centro ISMET. E quindi insomma, Nasce mia figlia, eh? che si chiama Maria Nicole ed è Sì. la luce dei miei occhi. E allora è arrivata Maria Nicole, professore, quindi c'era diciamo un impegno importante, no? Lei è un illustre professionista, peraltro insomma citato in tutti i trattati, lei è stato tra l'altro il primo a eseguire un trapianto di fegato praticamente da un donatore che era positivo al Covid, insomma di lei si è parlato tanto anche in questa occasione, ma certamente tutte le competenze di un professionista poi arrivano a un punto in cui c'è anche, come dicevamo, quella grande umanità. La paziente parla di lei come di un padre. E questo padre, questo secondo padre, come si è sentito in quel momento, quella comunicazione della sua paziente? Ma Penso anche lui sentiamo il professore, sentiamo il professore. intanto ci tengo a raccontare, per chi non vive quotidianamente la realtà dei trapianti, che il trapianto è più che mai un lavoro di gruppo, è più che mai un team. Oggi ci sono io qui, certamente chi fa l'intervento da primo operatore ha un ruolo importante, però è un'attività che
È veramente l'esemplificazione di quanto sia importante il gioco di squadra. Dietro un trapianto ci sono tanti chirurghi, ci sono tanti rianimatori, ci sono tanti infermieri, ci sono gli epatologi, i radiologi. È veramente un lavoro di squadra per cui il successo di un ospedale e dei trapianti è il successo di un sistema sanitario, perché poi gli organi li prendiamo nella gran parte dei casi nelle rianimazioni del territorio, quindi se Certo. noi abbiamo fatto tutti questi trapianti bisogna ringraziare le rianimazioni siciliane che in questi 25 anni sono cresciute insieme a noi e hanno veramente permesso che questo miracolo si potesse realizzare. Noi abbiamo il privilegio di avere a che fare con i pazienti che poi sono i veri eroi di questa storia e quindi di arricchirci umanamente del rapporto con chi soffre, con chi rischia di perdere la vita in ogni momento. E ovviamente il caso di Paola, che noi qui stiamo facendo semplice, era un caso super, super, super complesso. Complicato, Fatto certo. Professore, per mi perdoni, la devo bloccare solo un attimo perché dobbiamo fermarci per un minuto, ma prima di questo, assolutamente. visto che lei parlava ovviamente anche di questo collegamento, no, con le rianimazioni degli ospedali siciliani, non solo, immagino, ricordiamo che è praticamente notizia di ieri che all'ospedale San Marco di Catania è stato eseguito il più grosso prelievo di organi della storia dell'azienda. Gli organi prelevati sono stati cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e corne da un giovane che purtroppo non c'è più, ma che aveva già espresso tante volte il desiderio post mortem di donare a qualcuno la possibilità di nascere una seconda volta. Quindi lo so, ovviamente lei sa perfettamente di questo caso. Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo a parlare ancora dell'ISMET. Siamo tornati in studio, seconda parte di Sicilia 24 Focus. Ricordo che possono continuare ad arrivare i messaggi al nostro 342-7455-005. Professore, le arriva un grazie di cuore per il miracolo ricevuto. Dice la signora da mio marito, un mese e mezzo fa, giorno 17 gennaio, ho fatto il trapianto di fegato all'ISMET e sta bene ed è sicuramente una gioia che le voleva comunicare. Mentre c'è chi, le dico anche questo, ci chiede quelle che sono le possibilità di intervenire in caso di parliamo di tumori naturalmente, perché l'argomento trattato dai nostri telespettatori è molto legato a questo. Quali sono le frontiere e le possibilità appunto di organi vitali a malati di tumore? Sì, adesso nel corso degli ultimi anni si sta sviluppando questa specialità che è definita come oncologia dei Sì. trapianti, in cui il trapianto del fegato può rappresentare la cura per dei tumori che sino a un recente passato venivano curati con altri interventi o con altre terapie, ma non includevano il trapianto nella possibilità di appunto curarli. Oggi, grazie alla, diciamo, migliore conoscenza del problema immunologico, del rigetto, al miglioramento delle chemioterapie e al lavoro integrato fra oncologi e chirurghi dei trapianti, si possono trapiantare dei tumori come per esempio dei tumori secondari, le metastasi o alcuni tumori primitivi come il tumore delle vie biliari che fino a un recente passato non erano trapiantabili. Si tratta di interventi sperimentali, nel senso che vengono inseriti all'interno di protocolli dove i pazienti sono molto selezionati, non ancora per tutti, e quindi è importante che venga studiata bene la patologia per vedere se il determinato paziente in questa fase può rientrare nell'ambito di quelli che sono trapiantabili oppure no. Quindi un momento iniziale, ma una grande opportunità che si sta aprendo anche per i pazienti oncologici. Ecco, questo diciamo potremmo dire anche, professore, che potrebbe essere un po' un percorso.
percorso, no? Quello che dicevamo in apertura, ci si ferma un attimo e si riflette su tutto il lavoro fatto, ma si pensa anche a tutto il lavoro che ci sarà da fare, e all'orizzonte ci sono anche ovviamente delle novità come quelle che lei ci ha appena comunicato, credo siano di grande importanza per tutte le persone che nutrono speranza nella scienza. Senta, c'è la speranza nella scienza, ma in situazioni come quelle che ha vissuto Paola, indubbiamente poi nel paziente si possono anche innescare delle paure, dei timori. Vorrei sapere intanto da lei quanta fetta, quanta parte di paura e quanto lato psicologico c'è anche da curare in situazioni come questa, e poi vorrei andare da Paola per capire quali erano le sue paure, professore. Beh, certamente consideri che oggi nel team, nella squadra che segue questi pazienti, c'è lo psicologo clinico, che è una figura proprio indispensabile per star vicino a chi affronta una sofferenza psicologica, una paura, oltre che un problema fisico per lungo tempo, perché si tratta di pazienti che sono malati da molti anni e che devono accettare anche il rischio di un intervento che è un intervento complesso e che ha chiaramente il vantaggio enorme di rappresentare la cura, ma anche il rischio legato alla complessità della procedura. Certo, e Paola, quali erano le sue paure? La mia ansia era, ho una bambina di 4 anni, non potevo a 35 anni lasciarmi andare perché ho lei da crescere. Voglio vedere il futuro, voglio vedere la sua comunione, voglio vedere i suoi 18 anni, la vorrei vedere sposare un giorno, vorrei essere nonna, vorrei fare tante cose. Quindi diciamo, lei ha vinto la paura di un nuovo intervento, perché ne ha fatto appunto uno subito dopo, no? Dopo un po' di tempo dall'avere avuto la sua bellissima bambina, quello è stato il motore che le ha fatto spegnere l'ansia, diciamo così. L'aiuto degli psicologi ringrazierò per sempre tutta la modalità che c'è nell'ISMET, la parte psicologica, la parte degli infermieri che sono mamme, papà, sorelle, fratelli, diventiamo tutti una famiglia, soprattutto per i lungodegenti. Io sono stata una paziente sempre lungodegente, non ho mai fatto una settimana, 2 settimane, quando la malattia, diciamo, inizia a cavalcare. Si sa quando si entra e non si sa quando si esce. Certo, diventate una famiglia, tanto famiglia, professore, che a un certo punto a questa bimba bellissima che si chiama Maria Nicole avete deciso di regalare un giorno speciale, mentre la sua mamma era appunto lungodegente. È arrivato un giorno di una inattesa festa di compleanno. Guardate qui. Il suo compleanno. Eccoci qua. E allora, la famosa umanità e la famosa famiglia, professore, per lei è sempre, credo, molto complicato, no? Non farsi investire il cuore da certe emozioni. Però forse questo fa un po' anche la differenza, no? Che rende un grande professionista, una grande equip, perché è chiaro, come giustamente lei ha ricordato, il lavoro è un lavoro d'equip. Assolutamente. Quella differenza la fa davvero il riuscire anche ad accogliere in questa maniera. Si è emozionato un po' anche lei, su. Sì, questo è il merito delle nostre infermiere, che hanno veramente una forza incredibile, che fanno un lavoro pesantissimo notte e giorno coi pazienti e che riescono anche a pensare queste cose, segno di una sensibilità importante in chi in qualsiasi ruolo si occupa di trapianti, ma più in generale di pazienti complessi, assolutamente. Il percorso di Paola è terminato, professore. Paola sta bene, è sorridente, vuole vedere tutte le cose belle della sua bambina. È finito il suo percorso? Beh, speriamo proprio di sì, nel senso che già ha dato, però
giusto in questa sede che ha questo, dedicato questo tempo alla divulgazione di un argomento collegato al trapianto così importante, è giusto conoscere insomma quelli che sono i rischi e i doveri di chi ha avuto un dono prezioso come quello di un organo, che è una risorsa della società messa a disposizione delle famiglie dei donatori. Bisogna sempre essere molto attenti, condurre una vita attenta, essere compleanti con quelle che sono le indicazioni dei medici e poi certamente godersi la vita perché si ritorna a vivere pienamente. Professore, di che cosa ha bisogno l'ISMET? È un gioiello che curiamo a sufficienza, che abbracciamo a sufficienza, che salvaguardiamo a sufficienza nella nostra terra? Ma io penso che l'ISMET, se ricordo quando nel luglio del 1999 è stato eseguito il primo trapianto di fegato. Io ero un medico molto giovane che faceva parte di quell'equipe. Se penso co come è nato, con quanta difficoltà è nato in una terra in cui per fare un trapianto di fegato bisognava andare a Torino, a Parigi, a Padova, con problematiche economiche e psicologiche enormi per i pazienti, per le famiglie. Se penso che adesso in Sicilia c'è un centro, l'ISMET, dove sono stati eseguiti più di 3.000 trapianti, e attorno all'ISMET una sanità che è cresciuta con anche altri centri trapianti, con rianimazioni. Penso che oggi in Sicilia chi ha bisogno di un trapianto ha veramente nell'ISMET una casa dove potersi curare senza nessuna differenza rispetto a doversi curare fuori dalla Sicilia. E questo è già il successo più importante dell'ISMET, essere riuscito a realizzare nell'ambito del trapianto e di molte altre patologie un ospedale dove i risultati sono assolutamente equivalenti a quelli dei centri di riferimento del resto del paese, dell'Europa. E quindi questo è veramente l'aspetto più importante, che gratifica di più le persone che lavorano a questo progetto da una vita, quelli che lo hanno voluto prima e che lo hanno realizzato. E perciò questo deve essere un po' un orgoglio di tutti i siciliani, e certamente i siciliani tutti, in tutti i livelli, devono avere da un lato la consapevolezza che c'è un ospedale importante, dall'altro contribuire a che si possa, diciamo, proteggerlo alla rete di tutti gli ospedali siciliani. Professore, ci scrive un signore da trapiantato di cuore da 15 anni. Ringrazio tutti coloro che ogni giorno si impegnano per ridare la vita a chi una vita sembra non averla più. Grazie a tutti gli angeli donatori e le loro famiglie. Ci sono organi sufficienti per quella che poi è la richiesta? Gli organi non sono mai sufficienti, però ci sono sempre più organi. In Sicilia, grazie, mi piace ricordare l'ultimo anno, grazie al lavoro del Centro Regionale dei Trapianti, delle rianimazioni siciliane, si è veramente cresciuti in maniera importante nel numero delle donazioni e conseguentemente dei trapianti. La tecnologia permette di recuperare organi che in un recente passato non erano considerati trapiantabili, e quindi la direzione è quella giusta: aiutare gli operatori sanitari a tutti i livelli a poter lavorare nel campo dei trapianti con serenità, poter avere a disposizione le risorse necessarie. Lei ha menzionato l'ospedale San Marco, che ha fatto un prelievo multiorgano, quindi mettere in condizione tutti gli ospedali della regione di poter eseguire questi prelievi multiorgano, e quindi considerare che per ogni prelievo multiorgano ci sono 4-5 pazienti, 4-5 famiglie in attesa di un organo che altrimenti hanno un rischio di finire la loro vita. E quindi, diciamo, enfatizzare sempre l'importanza del trapianto d'organo e di tutto quello che si muove attorno al trapianto d'organo. Grazie professore della donazione, del poter dire
Fate di quello che sarò, magari ancora vita, ed è, credo, una cosa meravigliosa. Paola, grazie! Grazie a voi. Allora, un abbraccio alla tua Maria Nicole e appena torni in Sicilia, mi raccomando, insomma, Ha un'energia contagiosa questa donna, per cui combattiva, e credo che possa essere uno splendido manifesto per tutte le persone che si accingono con titubanza all'idea del trapianto. È invece certamente una chiave di volta della propria vita. Professore, grazie, le auguro buon lavoro, naturalmente, spero di ritrovarla per altri argomenti. Il nostro focus per oggi finisce qui, l'appuntamento a domani alle 14.30.